Ci sta dicendo il direttore Cannella su Gavazzi, perché Ci avete insomma preso. ci avete No, non ci hanno preso. proprio preso. Insomma, ora parliamo brevemente delle altre DB e del Brescia. Gavazzi ha avuto uno stiramento, Domani rientra rientra domani in in gruppo, gruppo. mentre Insigne, lo diciamo anche ai tifosi che giustamente aspettano di sapere le notizie di Insigne, domani, tra domani e dopodomani, si sottoporrà a un controllo ecografico perché la caviglia si è leggermente girata. Quindi mi dicevi che tecnicamente Gavazzi ha bisogno di un altro mese in campo Più per che recuperare. tecnicamente per entrare in forma. Fisicamente. Per entrare in forma. Quando vieni da un incidente muscolare abbastanza serio, se non sbaglio, non Come so, questo, la è uno Gavazzi manca dal 19 stiramento a settembre. Al di là del fatto che rientri in gruppo, per prendere la gamba di Gavazzi che conosciamo tutti, e ci vuole che a ogni giorno di inattività agonistica ne corrispondono 3 di recupero, per cui la partita è un conto, Certo, l'allenamento è un è un altro. Quindi altro, il quindi vero ci vuole un Gavazzi mesetto. ci vuole ancora una ventina di giorni. C'è una telefonata brevemente, dopodiché siamo costretti a chiudere i telefoni perché dobbiamo anche leggere un po' Facebook. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Francesco. Prego Francesco, buonasera. Senta, mi deve dare un qualche secondo in più perché da un pezzo che sto cercando di prendere la linea. Breve e intenso, Francesco, la prego. Io dico che la condizione nella quale si trova Ravellino attualmente dipende soltanto dagli arbitri. È una casta della quale non si parla mai, ma non si parla perché si ha paura di essere poi successivamente, ci sono delle ritorsioni sulle altre partite e così via. La stessa situazione del Catania, non è possibile che nessuno abbia parlato mai dell'arbitro Barragano che ha fischiato un rigore inesistente. Allora com'è possibile che si parla del Catania e non si parla di Barragano? La domanda sorge spontanea. Se noi valutiamo le prime 7 partite dell'Avellino, a parte quella sfortunatissima in casa con il Vicenza, dove comunque c'è stato un rigore che ha condizionato la stessa, tutte le altre partite sono state condizionate dagli arbitri. E nell'ultima, come diceva poc'anzi un tifoso che ha telefonato, ha ammonito tutta la difesa e non ha ammonito invece i calciatori dell'altra squadra che hanno fatto gli stessi falli. Guardate bene attentamente tutta la partita, vi accorgete che ci sono dei falli, a noi sono costate delle ammonizioni, agli altri no. De Vito non è stato quindi profeta, mago e via discorrendo. De Vito sapeva che dovevamo avallare, come spesso succede, la promozione del Cagliari, la promozione del Vabbè, Livorno, ok. probabilmente del Bari e così via. Va bene, grazie. Grazie Francesco, concetto Brevissimamente, chiaro. che volevate dirmi? Raniero, volevi dirmi qualcosa? No. Infatti il rigore che c'è stato a Catania non è stato soltanto il rigore che gli hanno regalato, c'è stato pure che qualcuno della tifoseria dell'Avellino, che sono molto, ma molto persone educate, l'Avellino si conosce dappertutto, hanno avuto diffida e quindi è un qualcosa che è andato anche contro l'Avellino in questa partita. È stata una Vabbè, partita disgraziata, proprio da... quella è un'altra storia però. Qualche messaggio su Facebook. Raffaele Luciano, buonasera a tutti, speriamo che il nostro presidente si farà sentire in Lega giovedì. Noi non vogliamo favori come il Cagliari, ma vogliamo solo il giusto. Antonio Isabella, Venezia, andiamo oltre. Ottimo punto in chiave salvezza e non andiamo oltre, non appelliamoci agli errori. Credevate che Arini, D'Angelo, Gavazzi, Cidà e Insigne potessero fare tutto questo? Nicola Pagnotta, al di là delle legittime recriminazioni che però non devono sfociare in un vittimismo inutile, rallegriamoci perché la squadra al di là del modulo è stimolata, anche se un po' rudemente dal suo presidente. Alessandro Solmita, buonasera a tutti, buon pareggio, peccato per la svista che ci ha danneggiato, un buon centrocampo molto fisico e muscolare. Ivan Capone, guardiamo la classifica, non recriminiamo, insomma, guardiamo avanti. Domenico Sperandè, oggi la tecnologia aiuta a svolgere con precisione e velocità svariati compiti, solo il mondo del calcio non si è adeguati. Per quanti millenni ancora dovremmo andare avanti così? Chiudiamo con Luca Cecere che dice: peccato per l'episodio del rigore, rimango fiducioso. E Massimiliano Nigro che chiede a Molino come vedrebbe il modulo 4-3-3 con Insigne e Zito, Otavano, attaccanti esterni, uno tra Trotta e Tavano centrali.
Trotta e Talano centrali. Ma per fare 4-3 bisogna avere gli esterni. Insigne l'ha fatto nella Regina, dall'altra parte c'è Tutino, ma è ma poi non puoi fare una scoraggione, la squadra è stata costruita su basi solide 4-3-1-2, quindi andiamo avanti così, anche stravolgeremo se, anche tutto. Se noi siamo vogliamo vedere un attimo la classifica per parlare del campionato. Approfittiamo della presenza del direttore. Te l'aspettavi questa classifica? Tu te l'aspettavi, Gino? Beh, il Crotone onestamente così in alto no, penso che possa fare un gran bel campionato, però Cagliari, Spezia, Bari potenzialmente, lo stesso Cesena sono le mie favorite. Non beh, so, direttore, sono all'inizio del campionato, il Cagliari secondo me fa un campionato a parte, visto l'organico e la qualità e la solidità della società e la qualità dell'allenatore, no? Per cui può solo perderlo questo campionato. Non mi sorprende lo Spezia lassù, perché abbiamo modo all'inizio del campionato in un'altra emittente a Salerno di pronosticare lo Spezia in vetta, perché se risolve il problema delle partite interne in quel campetto piccolo è una squadra che fino all'ultimo lotterà per la promozione diretta, visto l'organico e anche la solidità sì. della struttura e societaria. Il progetto che comunque... Il Bari col pubblico che ha è un'arma a doppio taglio, no? Perché se va bene l'entusiasmo del proprio pubblico ti porta ad essere sempre in vetta. Come ho detto anche ad altri colleghi, no? Parlavo del Livorno, non credo che il Livorno possa arrivare a primeggiare in questo campionato, per l'organico che ha tolto... Ascoli, possibile sorpresa? Lo dicevamo prima, l'Ascoli gode un po' come il Vicenza del mercato plus che ha avuto, no? Ha avuto la fortuna di ingaggiare giocatori importanti come Giorgi, Antonini, Bellomo, Cascia. A 50.000 euro Bellomo, dicevamo, sì, questo, più o meno. No, perché quando una società come il Chievo, è un fior di giocatore, ritiene che non sia chiuso per la Serie A, preferisce... Farlo giocare e non tenerlo lì così a perdere del tempo. Quindi non sottovaluterei l'Ascoli, perché ha un buon allenatore, ha un entusiasmo venuto dai successi dell'anno scorso e i 4-5 giocatori che ha preso sono di categoria. Ci sono squadre, cioè la classifica in questo momento dice che l'Avellino deve lottare per non retrocedere, ci sono squadre inferiori all'Avellino? Dico ma così, credo leggendo che così la se rimetti la classifica ti fa vedere i valori. Il Como è una squadra che l'anno scorso è stata la sorpresa, no? Della C, perché da meno favorita ha poi vinto a discapito del Bassano, che ritengo che abbia avuto meno fortuna negli spareggi. La Ternana e la Provercelli sono le rose che hanno, e quest'anno non sottovaluterei neanche Modena e Lanciano, perché non è facile ripetersi, soprattutto per il Lanciano che sono anni ha perso quella verve della Serie C, i suoi gioielli storici stanno un po' con gli anni andando il peso, avanti, certo. Che volendo, non hanno rimpiazzato. La Provercelli ha cambiato allenatore oggi, c'è ha preso Foscarini. Non lo so, io... Tolto dal suo habitat, bisogna... Non lo so, è un bravo allenatore, poi ripeto, lo dicevamo prima a microfoni spenti, io penso che è sempre una buona squadra che fa un buon allenatore, mai viceversa. Molino e Landolfo, quadro generale della classifica? Ma io credo che questo inizio di campionato abbia evidenziato che chi è investito subito sta uscendo. E Cagliari, abbiamo detto l'altra volta, il mio pensiero fa il campionato al segno d'andata, lo vince... Perché la Stelli il giro d'andata va sempre forte. Il calo ce l'avrà nel ritorno, però avrà talmente tanti punti. Ma tu ti ripiedi, guarda. Tu avrà ti talmente ripiedi, tanti come punti tutti gli che purtroppo. Che ti hanno i piedi al Cagliari. Purtroppo dai. Avrà tanti punti il giorno di ritorno, che in già starà insieme un po' come il Carpi. Che noi siamo ex del Cagliari. Esatto. Tra l'altro, dopo raccontiamo il retroscena. Leviamola la classifica che è chiara. Quindi, vai. Le squadre che hanno investito già si è fatto, secondo me, le prime, anche lo Spezia, il Bari. Lo stesso Cesino ormai stanno lì, già rispetto agli altri anni dove faticavano qualcuno. Quindi mi sembra tu dici che i valori queste che hanno investito, in ecco, già si stanno venendo fuori, facendo più... un solco fra la metà, la prima parte e le altre. Le altre sono di media, poi ci sono Ternana, Como, che obiettivamente Provercelli, Entella, questi giocheranno per questa base, secondo me. Carlo, a te chiedo della Salernitana, poi chiediamo pure al direttore, perché tanto lo sappiamo, no? Mi viene da fare la battuta. In sala stampa, in curva, chiedete i risultati Cagliari e Salernitana? Sì, sempre si chiedono, sì.
Questo è un leitmotiv di quest'anno. In sala stampa non si pensa all'Avellino. Che sta facendo il Cagliari? Che sta facendo la Salernitana? È un modo per consolarsi. No, no, non è l'affetto per Rastelli, è il tiramento di piedi per Rastelli. Tiramento di piedi che non appartiene a tutti. A noi, a me, a Marchingio, non appartiene. Noi non tiriamo i piedi, noi pensiamo all'Avellino. Carlo? Ma noi la Salernitana l'avevamo... l'avevano elogiata all'inizio del campionato, la squadra più forte della nostra, soprattutto prima della prima giornata. Aveva iniziato anche bene. Poi, insomma, fatti i due conti, hanno tre punti in più di noi. Non mi sembra che... cioè, oddio, è una neopromossa, è vero. Però è pure vero che ha una squadra che almeno all'inizio dicevano di poter ambire a qualcosa in più. Cagliari mi sembra superfluo proprio parlarne, è la squadra più forte, noi chiediamo soltanto che sta facendo, ma giusto per sapere, vabbè, per curiosità. Oggi leggevo, e poi parliamo del Brescia, Torrente che insomma addirittura leggevo qualche sito che già lo dava sul rischio esonero, non mi veniva tanto da ridere. Però ha detto una frase importante, ieri tu hai visto la partita, sì. Che ha dovuto un po' gestire, deve un po' gestire le energie, perché la squadra è un po' stanca, un po' scarica, da qui anche i cambiamenti di modulo. Salernitana e Trapani, che è la grande sorpresa, insieme al Vicenza ancora imbattuta, ma in quel caso credo che sia frutto però di un percorso cominciato l'anno scorso con Cosmi, certo. Che è arrivato per salvarla, hanno aggiunto qualche pedina e può anche giocarsela per guarda, i playoff. È stata una brutta partita. Anche dettata dagli episodi, no? Perché c'è stato un errore all'inizio di Terracciano che purtroppo poi ha condizionato tutta la gara. Diciamo che la Salernitana è un po' avanti con l'età, no? Specialmente ha un centrocampo muscolare ma fatto di doppioni. Sciaudone, penso, Pestrin. No, Sciaudone è l'unico che ha un po' di verve, però non è che lo mandano dentro, ma andiamo nel tecnico. Diciamo è un po' su con l'età. E Gabbionetta dipendente, che poi Gabbionetta è una riproposta in Serie B e ha fatto 5 gol, pensa... gol importanti che hanno dato poi qualche punto in più, certo, all'Avellino. Io credo che strutturalmente la Salernitana ha più problemi dell'Avellino, questo è il mio punto di vista, nel modo più assoluto. E dice bene Torrente quando poi dopo leggevo anche io che si è lamentato un po' dell'organico che ha, perché sotto questo aspetto la Salernitana ha peccato un po' in quei giovani che potevano dargli quello che poi vedrete quando arriverà il Brescia, no? Dei giocatori di categoria che dicevamo prima, che hanno forza e resistenza, che è una qualità importante in questa categoria. Allora, abbiamo introdotto l'argomento Brescia con Fabiana Di Nardo, vediamo la scheda, poi commentiamo il prossimo avversario dei Lupi di venerdì sera e chiudiamo. Il Brescia. La vittoria col Como è stata quella della liberazione, del rilancio, o almeno così l'hanno vissuta Boscaia ed il Brescia tutto. Una impresa che ha rigenerato l'ambiente, una vittoria di squadra, una squadra capace in un colpo solo di vincere un derby in casa degli avversari, cosa che non riusciva da lontano 57, di conquistare la prima vittoria esterna della stagione, di ritrovare finalmente il suo fuoriclasse Caracciolo e di arrivare alla parte sinistra della classifica. E come se non bastasse, i 90 minuti del Senigallia sono serviti alle rondinelle anche per allungare la serie di risultati utili consecutivi da 3 a 4. 8 i punti conquistati nelle ultime 4 partite, accompagnate quindi da 2 vittorie e 2 pareggi. Boscaia a fine gara lo ha detto senza nascondersi: la mia è una squadra vera, abbiamo barcollato ma senza mollare mai. Arrivato al timone di una barca ripescata in vita dopo il naufragio dello scorso anno, Boscaia, reduce dal trauma dell'esonero dal Trapani nella passata stagione, ha cercato fin da subito di dare una fisionomia di gioco e di carattere al suo gruppo, riconoscibile, quella che poi è caratteristica del tecnico di Gela. Quando richiama il barcollare, in effetti Boscaia non sbaglia. Il Brescia ha faticato a rientrare dall'alta marea e trovare acque chete. 2 sconfitte ed un pari alle prime 3 giornate di campionato. Il KO del debutto col Cesena, poi il pari interno con la Salernitana e ancora mani vuote con Livorno. Va detto che il calendario non ha fatto che complicare i piani dei biancazzurri, che dalla quarta hanno cominciato invece a veder terra, riuscendo quindi ad inanellare
gare 4 risultati utili di fila e quindi vittoria con la Pro Vercelli, pari in successione con Ascoli e Modena fino al successo col Como. Il totale delle reti siglate dice 10, stesso numero di gol subiti, 6 dei quali lontano da casa. Miglior realizzatore Morosini, ma con Caracciolo ritrovato, capace proprio col Como di rompere il digiuno da gol. Brescia che arriverà ad Avellino senza il centrocampista Masitelli e il difensore Castellini, entrambi fermi per un turno per aver raggiunto quota 4 cartellini gialli. Vabbè, allora direttore, per quanto riguarda il Masitelli, è un bel giocatore, è una bella perdita per un ragazzo che è cresciuto nella Roma, l'anno scorso era al Bassano. Sì, se non sbaglio. Una squadra che ricalca il Trapani dello scorso anno di Boscaglia. Basta guardare segna il tabellino, molto, 10 gol fatti, esatto, e 10 subiti. Quindi è una squadra che dà, viene sempre per vincere le partite. È un Zeman riveduto, no? Boscaglia, anche se adotta un modulo leggermente diverso, porta sempre 4 uomini in aria, cerca di aggredirti sugli esterni, però ti lascia un centrocampo vuoto. Se l'Avellino riesce ad avere la supremazia in quel lato del campo, può farsi. Un avversario del genere è meglio non attaccarlo, farsi attaccare. Ma io ti dico che è una mia lettura, non è detto che sia così. Se tu gli dai campo, li fai venire, ti concedono degli spazi che magari se li vai a attaccare non li trovi. Uomini chiave oltre Caracciolo? Ma Caracciolo, anche dietro c'è un altro Caracciolo, Antonio, che sa il fatto suo, c'è un Dzeko, un esterno che sta facendo molto bene, lo stesso Martinelli che viene dalla Sampdoria, sì, che l'anno scorso era al Modena. Poi davanti hanno trovato sto Morosini che dà fastidio a tutti, è un giocatore di movimento che trova il gol con una facilità incredibile. Olino, che mi dici? Tu sei preparato? Io non ti Come ha detto il direttore, c'ha cioè dei validi giocatori, viene da una vittoria, però obiettivamente credo che l'Avellino debba pensare a se stessa, interpretare la partita come ha fatto a Livorno. Gioca davanti al proprio pubblico di sera, quindi auspichiamo tutti che si ritorni alla vittoria, partita di grande grinta, di grande determinazione, di compattezza come Livorno, credo che ce la possa fare, anche perché manca un giocatore importante a loro al centrocampo. A proposito di pubblico, bisogna fare un appello. Venerdì sera, venerdì lasciamo sera, stare quanti, la TV, andiamo allo tutti stadio. Tutti allo stadio a incitare i nostri beniamini, senza se e senza ma, e stare sempre vicino al nostro amato Avellino, qualsiasi sia esso sia il risultato. Questa no, è una partita che ci può far ritrovare tranquillità. Ci farà trovare con tranquillità, facendo punti, aspettando il Gigi Castaldo, che sicuramente ci darà una grande mano e darà mano anche ai nostri altri attaccanti che ci sono in rosa. E allora, grazie Carlo, ti volevo chiedere le novità, considerando che Biraschi sarà squalificato, Insigne bisognerà capire, Galazzi pure, tornerà uno tra Nica e Nitriaschi, non so a questo punto se più Nitriaschi, qua buttiamo, facciamocene una ragione, facciamo il tocco ogni volta, perché comunque gli ha dato un'opportunità poi durante la partita. Sì, beh, diciamo anche che Nica prima della partita con il Livorno aveva ricevuto una botta al ginocchio e sì, quindi era comunque in condizioni fisiche precarie, quindi probabile che giochi lui a destra. Supportiamo Nica, non diamogli addosso prima che cominci la partita o comunque al primo errore. In generale a tutti i biancoverdi, perché l'ultima sì, gara interna ho sentito dei fischi a Zito dopo 10 minuti, onestamente sì, ingiustificati. Si sta perdendo già la pazienza dopo 7 partite. Poi davanti, ecco, adesso sono curioso di vedere senza Insigne che cosa ci propone Tesser. Se potrebbe essere Sumari dietro le punte, anche se l'ha un po' mandato in confusione ieri. Lo abbiamo visto troppo poco, 10 minuti, poi per un ragazzo credo sia anche una batosta. E a quel punto poteva togliere un altro attaccante, però già gioca poco, gli dai 10 minuti e lo credo togli. Che succede? Però tatticamente non è semplice, Gigi. No, però guarda che Tesser, c'è stata l'espulsione, Tesser togli fatto, quello tra le ha linee, fatto una dai, cosa giusta, ha fatto entrare Sumari perché si presumeva che andando in vantaggio il Livorno ti lasciasse spazio, certo, quindi lui poteva ripartire gli spazi, velocità, quindi ha fatto una sostituzione intelligente. Poi dopo è normale, è rimasto in 10 l'Avellino, ha dovuto togliere un attaccante, Tavano stava giocando bene, Trotta ha segnato e ha levato Sumari, quindi è una sostituzione dettata anche dal momento dell'espulsione, quindi vedetela in questo senso, così ha ragionato Tesser. E come la vediamo per venerdì sera? Calcoliamo che Insigne quasi sicuramente non ce la fa.
Gavazzi potrebbe apparire azzardato, quantomeno partire solo dalla panchina. Dietro le punte chi ci mettiamo? Su Mare? Ha detto che deve giocare per forza con la mezza punta, può anche giocare con Rombo, con centrocampista, Zito. Quando gioco la mezza punta, poi lo scorso anno voi dite mezza punta, ma è un centrocampo a Rombo alla fine, perché Insigne viene sempre dentro. Cioè, quindi può essere su Mare, può essere Zito, può dipendere anche dalla condizione fisica, vuol dire un pochettino di tutti quanti. Può darsi che ripropone, se fa giocare a destra a basso uno fra Nica Nitraschi, si può coprire al 3, dipende, perché se ha fatto giocare Bilaschi, che ha giocato a 4. Se gioca Nico Nitraschi, qualche dubbio glielo mette a tessere se quelli attaccano, perché hanno giocatori che possono far male sugli esterni. Quindi è una partita che deve studiare bene. Studierà bene, come studierà bene tutte le partite, direttore. Lei è lei, vabbè, ti ho dato del tu tutta la puntata, mo ti do del lei. Mi dai del lei, a me mi dai del lei. Vabbè, tra De Vito e me c'è un gioco che facciamo, per scherzo. Cui gli do del lei. Per me è un piacere. Ti divertivi a sentire tutte queste cose, che sì, insomma, sì. Tutte queste... Poi su questa settimana su che lavorerà Tesser? Visto che la settimana scorsa ha lavorato molto sulla testa e hai ragione completamente, questa settimana sulle che il punto ha dato fiducia? Della gara di Livorno, no? Si è ritrovato, diciamo, la compattezza, faceva notare appunto De Vito che a fino prima della partita questo spirito di unione che è importante, no? Il risultato positivo poi fa lavorare bene tutta la settimana. Quindi un allenatore esperto come il mister lavorerà sicuramente sulle positività. Che ha dato la partita di Livorno. No, che ha dato il risultato soprattutto, perché chiunque ha l'esperienza di Tessera, i campionati che ha fatto, sa che un risultato positivo ti può dare il là, dopo quella bella sconfitta, tipo, sembrava un bivio, ma alla fine era un dosso. Giusto. Saggio Cannella, allora grazie al club Tagliaferri di Altavilla per questa bella maglia, grazie per la vostra presenza. Vi ringraziamo anche noi. E ci rivediamo presto, speriamo di, insomma, che siate il nostro portafortuna, il nostro, quello dell'Avellino. Diamo grazie a Michele lettura. Imperiale e a Amato di Suno, voi che mi picciano i registi, che devo leggere? Antonio Senzale, buonasera, sono un iscritto e sostenitore del club Tagliaferri di Altavilla, desidero salutare affettuosamente il presidente del club Raniero Biancardi facendogli i migliori auguri e che siano di sostegno per l'Avellino. Ci chiede Daniele Iannella, mannaggia Infront, il rigore mastodontico su Marcello Trotta sullo 0-1 inizio ripresa, dove sta? Ce lo ricordiamo, ma purtroppo non c'è. Io devo fare un saluto, un abbraccio, un augurio a Pierino De Grutto, a un caro amico che domani fa 70 anni, per una volta ho utilizzato la televisione in modo assolutamente privato. Bravissimo. Mi perdoni Gigi Molino? Ormai l'ha fatto, ho dimenticato i titoli. Mi perdoni. Vabbè, volevo dire anche un'altra cosa, non perciò lo so. Sei vestita rossa stasera. Sono un po' stanca, guarda, anche io sono stanca, però insomma spero, questo volevo dire, spero che la vostra presenza qui abbia portato bene e che insomma lunedì possiamo tornare con un bel sorriso e una bella vittoria, perché ne abbiamo bisogno. La stanchezza è anche nel preparare una puntata quando la Lino non vince. Quando la Lino vince, direttore Cannella, è tutto più semplice, no? Certo, perché si parla è tutto di... più semplice. Vabbè, quindi, ma è il tuo mestiere, quindi lo è fate bene. Mestiere, però... Dimentichi i titoli, però è dura, Ovviamente, dimentichi i titoli, è dura, però ovviamente siamo anche tifosi e quindi... Allora, grazie direttore Cannella, grazie Carlo Landolfo, grazie Gigi Molino, grazie ciao. Marco Ingino. Grazie, ti festa. Ci vediamo, grazie agli amici del club di Altavilla, grazie, a presto, ci vediamo lunedì prossimo e mi raccomando venerdì tutti allo stadio, questo volevo dire, e forza Lupi, arrivederci. Chi l'ha inventate le fotografie? Chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattan le paranoie. Le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci han deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge.
cortesia, competenza, professionalità. Benvenuti da Ayerbit. Il nostro spazio espositivo si è allargato per accogliere meglio aziende, professionisti e famiglie. Qualità e consulenza specializzata ogni giorno a servizio di tecnici, imprese e privati che cercano soluzioni innovative e certificate. Sistemi di isolamento termico e acustico a cappotto IVAS, con pannelli stiferite a basso spessore ed elevata efficienza per la riqualificazione energetica dei fabbricati. Linee vita e sistemi anticaduta su mine certificati per la protezione e tutela degli operai nei lavori in quota. Pannelli in cartongesso per la realizzazione di pareti divisorie, controsoffitti e contropareti. Ayerbit è ad Atripalda, via Piano d'Ardine 100. Ayerbit, una storia che continua. Noi ci teniamo al tuo benessere. Centro Scolastico Kennedy Paritario, la risposta alle tue esigenze di studio. Liceo classico, liceo scientifico, istituto tecnico con indirizzi amministrazione, finanza e marketing. Istituto tecnico con indirizzi costruzione, ambiente e territorio. Percorsi di studio personalizzati per soddisfare le più svariate esigenze. Corsi di inglese, informatica, stenotipia e dopo scuola per tutte le fasce di età. Docenti altamente qualificati, esami in sede per agevolare ogni percorso di studio. Centro Scolastico Kennedy è ECP Università Telematica Pegaso. E con la formula Cresci con noi, se ti iscrivi dopo la scuola media, potrai conseguire il diploma pagando solo 60 rate da 80 euro. Centro Scolastico Kennedy, a 100 metri da Piazza Kennedy.